grande centro, sì, grande centro di accoglienza. Ecco, loro davvero mettono assieme le diversità e le differenze. Era cooperativa Auxilium che ci hanno sempre accompagnato in questi anni, prego. Grazie. Ho visto anche Roberto Zuccolini, ti ho visto Roberto, Sant'Egidio. Prego. Padre Giulietti. Hai detto, no, magari se tu potessi salire di grado. Grazie per l'invito, come sempre, grazie Elisa, grazie Padre Enzo. Io ho scelto la parola memoria del discorso del 2020, perché tu possa raccontare e fissare nella memoria. Era quasi ovvio e scontato, visto la giornata della memoria, che io non amo le giornate dedicate, però in questi giorni mi ha commosso, ma anche turbato, il timore che ha espresso Liliana Segre, questo timore che oggi possa in qualche modo, no, questi ebrei in qualche modo hanno annoiato. E allora quanto è importante ricordare, raccontare, quanta gratitudine dobbiamo a Edith Brooke che ci sta raggiungendo, a Liliana Segre, a Sammy Modiano, a questi testimoni di quello che è stato l'orrore più grande forse della storia dell'umanità. Ma ricordare senza, diciamo, ricordare per una cosa del passato sarebbe sterile. Dobbiamo ricordare e far sì che questo ci perché quello che è accaduto non accada mai più, ma per costruire un mondo migliore. E allora oggi mi ha colpito il titolo di Avvenire, no? In fondo quello di cui stiamo parlando, quello che oggi celebriamo, quello, la giornata della memoria, e peraltro siamo in un luogo che ha visto, cioè questi pavimenti sono stati calpestati da Padre Colbe, insomma vedere il titolo di Avvenire oggi, cioè che in Europa i muri stanno aumentando, e leggere per esempio che il nostro Presidente del Consiglio si appresta ad andare in Libia e i resoconti parlano di questo, no, importante accordo di 8 miliardi sul petrolio, eccetera, e poi un rigo, e si parlerà anche dei migranti, per questo c'è anche Piantedosi, ma si parlerà dei migranti non per risolvere una vicenda drammatica, cioè oggi in Libia ci sono quelli che il Papa ha definito dei veri e propri lager, ha usato un termine pesantissimo e secondo me è giusto, lì ci sono dei veri e propri lager, ma ecco, io spero, perché questa sarà una prova del fuoco anche per la nostra Presidente del Consiglio, per il nostro Presidente del Consiglio, cara direttrice Sala, sì appunto, si sceglie, quindi sarà una prova del 9, perché noi, mi chiedo se è morale fare affari con quel, perché non si può parlare con rappresentanti di un paese, perché lì un paese non esiste, che oggi ospita appunto dei lager, dove i migranti non sono considerate persone, lo vediamo ogni giorno, purtroppo i giornali ce lo raccontano sempre meno, perché per esempio è scomparso dalle prime pagine dei giornali ormai, i quotidiani, i naufragi che avvengono, e quindi ecco, mi chiedo se è morale fare affari oggi con la Libia. Capisco il realismo e capisco l'importanza di quello che in Libia c'è, cioè il petrolio, però il petrolio può viaggiare liberamente, gli esseri umani, quelle persone che sono lì e che persone non sono considerate, sono trattenute in veri e propri lager. Grazie. Il petrolio può viaggiare liberamente e i migranti no, una grande provocazione. Nel programma I Cammini noi abbiamo intervistato un ragazzo che la cooperativa Auxilium gli ha fatto realizzare il suo sogno. Questo ragazzo, Barry,
pensate, vive un incidente. Stiamo nel Sud Sudan, dove era Angelo? Mali. Viene portato in ospedale. Il suo sogno era fare il giardiniere in Mali, Il suo sogno era fare il giardiniere in Mali. Arriva in ospedale, invece di essere curato, viene rapito, un ragazzo di 13 anni, e fatto schiavo. Dall'ospedale di Mali viene portato in Libia. In Libia lui mi ha detto, mi hanno fatto quelle cose che fanno alle donne, cioè l'hanno violentato ripetutamente e gli hanno detto, se tu poi vuoi la libertà, lavora, costruisci le case facendo i mattoni e ti guadagnerai per andarti a curare a Roma, in Italia. Approda dopo 6 mesi, approda in Sicilia, dalla Sicilia scappa, arriva a Roma e si costituisce. Dice, guardate, mi è accaduto questo. Viene preso in cura da Auxilium, da questa cooperativa, e gli ho detto, oggi cosa stai facendo? Oggi sto realizzando il mio sogno, faccio il giardiniere qui. E con un sorriso straordinario, con un volto, con gli occhi, sapete quando gli occhi luccicano e parlano da soli. E poi gli ho detto, cosa vorresti dirci? Dice, non rinunciare mai al proprio sogno. Io ci sono riuscito. Non era una condanna, ma era un affrontare l'odio della vita, la brutalità della vita. Ecco, io credo che, lo vorrei dire al governo, permettere ad ogni uomo, a qualsiasi uomo, di realizzare il proprio sogno. Barri ne è una testimonianza. E se il governo aiutasse, ascoltasse il cuore, come il Papa ci dice nel suo messaggio, ascoltasse il cuore di ogni uomo, bianco, nero, verde, giallo, io credo che avremmo una società migliore e forse Avvenire farebbe un altro titolo. Si stanno abbattendo i muri, non si stanno costruendo nuovi muri. Mi fermo qui, ma mi ha preso questo ricordo.